abbiamo programmato un intervento che ha del valore di 2,3 milioni di euro, di cui 1,1 sono fondi propri dell'autorità portuale che ha creduto in questo intervento, così come crede in generale nello sviluppo del porto di Chioggia, e 1,2 milioni sono del Ministero delle Infrastrutture. E ad aggiudicare questa impresa Cadore che viene da Belluno e che sicuramente farà un lavoro che dovrebbe concludersi più o meno entro il maggio del 2024. Sì, riguarda solo il ponte, potrà sembrare poco, ma No, è una domanda, perché c'è anche, ci mancherebbe. È tantissimo, sono quasi 400 metri di intervento e quindi anche sotto, al di là, certo. Giunti. Ma non volevamo sminuire, era solo per capire, perché... Era il 25 settembre dello scorso anno quando si dava notizia dell'apertura del cantiere sul ponte all'imboccatura di Via Maestri del Lavoro, lato nord. Nell'occasione il sindaco Armelao ne dava notizia, affiancato dal presidente dell'autorità di sistema portuale Mar Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio. Un lavoro molto importante, finanziato per 1.100.000 euro dall'autorità di sistema e 1.200.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture. Via di accesso a Chioggia e collegamento tra i porti di Valdario e dei Saloni, la sua ristrutturazione comprende un lavoro importante di asfaltatura e di riqualifica della parte che si trova sotto l'impalcato. L'intervento si sarebbe dovuto concludere in circa 8 mesi, con consegna dei lavori prevista per la fine di maggio del 2024. I due ponti, si tratta infatti di due ponti affiancati, prevedono due interventi diversi. Ora si sta lavorando sulla parte ad est, permettendo la circolazione a doppio senso di marcia sulla parte ad ovest. Si procederà poi sul lato opposto ad ovest, con circolazione possibile sulla carreggiata ad est una volta che questa sarà completata. Un intervento che al comune di Chioggia non costerà nulla, ma che andrà ad incidere positivamente sul territorio e che darà benefici anche all'indotto che si muove attorno al mondo della croceristica. Oggi al ponte, dopo un periodo di apparente mancanza di attività e di movimento di operai, sembra si sia mosso qualcosa, si è notato un gran fervore. Il lavoro fatto sotto l'impalcato non siamo in grado di vedere come stia procedendo, ma quello di asfaltatura, iniziato praticamente subito a inizio cantiere, sembra indietro rispetto al cronoprogramma, che ora ci vede più o meno a 2 mesi dalla consegna dei lavori. Difficile sembra rispettare i tempi previsti al ritmo mantenuto fino ad ora. Probabilmente le forze entrate in campo oggi e il gran movimento di operai implicano un velocizzarsi delle attività. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.